Queste sono le cose che ho trovato mettendo a posto la dispensa, come mi avete visto fare questa mattina, vicino alla scadenza oppure da poco scadute, come ad esempio questi. Quindi adesso mi metterò a preparare con questa besciamella e questa polenta una polenta pasticciata e poi vedrò in questi giorni come utilizzare tutto il resto. Pensavo di utilizzare questo pane per fare delle polpette vegetali. Adesso vediamo un attimino cosa mi viene in mente, anche perché vorrei fare anche il dolce.
Buongiorno, benvenuti, bentornati in questo nuovo video. Allora, volevo fare in realtà una chiusura del video precedente, o meglio delle clip precedenti. Mi avete visto cucinare un bel po' di cose e oggi è il giorno successivo. Volevo farvi vedere come è uscita la torta perché in realtà mi sono resa conto che forse a parte la fotografia, che sta all'inizio del video, diciamo la miniatura del video di YouTube, non vi ho fatto vedere come è uscita. E oltre a quello volevo raccontarvi un attimino, perché prima di questo video credo di averne fatto uscire altri due o tre, ma non stanno andando alla grande. Attenzione, per me, non stanno andando alla grande, è il oh mio Dio, che cosa sta succedendo? Mi strappo i capelli di uno youtuber famoso perché il mio non sta andando alla grande, vuol dire che non arriva neanche alle centinaia di visualizzazioni, ma diciamo che nonostante appunto non abbia chissà quale visualizzazioni, come sempre sono commentati da persone meravigliose come Giovanna, Donatella, Christine, Francesca e così via. Nei video che avete visto prima, stavo o cucinando oppure, sono a fare una gita fuori porta sulle Dolomiti. In realtà, nel video che avete visto, siamo andati a trovare due nostri amici insieme a altri tre nostri amici perché era il compleanno di una delle mie due migliori amiche, della Arianna, quella che io chiamo Lupa. Ci hanno ospitato appunto lì, nella casa che loro affittano tutti gli anni e, visto che appunto avevamo, due giornate da passare insieme, una l'abbiamo passata salendo a 2500 metri sul Monte Seceda. Siamo arrivati su con la funivia, poi siamo scesi praticamente a fare tutto il giro sotto e poi risaliti a piedi, bello tosto dopo una giornata, su ancora, dove dovevamo riprendere la funivia per tornare a Ortisei. E, è stata una bellissima giornata. Se non avete visto il video, guardatelo, ma non tanto per fare un favore a me, ma per fare un favore a voi stessi, perché credetemi, l'occhio della telecamera ha captato delle cose stupende, colori, fiori, animali, è meraviglioso e anzi, se avete la possibilità, andateci perché è davvero bello. E il giorno dopo, la domenica, che però non ho filmato perché me la sono proprio goduta, ho staccato da cellulare, eccetera. Alla mattina siamo stati in un parco avventura che per me è stata un'enorme soddisfazione perché io ho il terrore delle altezze e l'essermi portata a casa questi due percorsi per me ha voluto dire veramente tantissimo. Ho anche vacillato all'inizio, poi però sono andata, tranne quando c'è stato un ponte tibetano che praticamente ballava così e a un certo punto mi sono trovata inclinata di non so quanti gradi, ho detto ok, adesso muoio. Però per il resto è stato veramente divertente. Poi abbiamo mangiato tutti insieme, abbiamo fatto un giretto del paese e siamo tornati a casa. Abbiamo trovato tantissimo traffico, infatti ho ringraziato il fatto di avere a casa i miei genitori con Rune e Artù perché siamo partiti alle 3:30, siamo tornati a casa. È vero, abbiamo fatto tappa a Brescia per lasciare giù i nostri amici, però siamo rientrati in casa alle 9, dalle 3:30. Ho guidato io il ritorno anche perché volevo che Raffa fosse più tranquillo possibile, dato che il giorno dopo avrebbe ricominciato a lavorare. Cioè, una nuova settimana, È già la settimana scorsa che ha ricominciato a lavorare, ed è stato bello, bello tosto, però due giorni che mi hanno riempito il cuore di gioia. E invece in questo video mi avete visto, preparare in realtà, le polpette vegetali, la torta vegana che poi è una crostata alla marmellata, crema di frangipane e mele. Sto guardando di lì perché è lì, adesso vi faccio vedere, metà è già andata, ho finito di prepararla ieri. E poi ho preparato come possiamo dirle, due. Non mi viene il nome, non padelle. Vabbè, due contenitori di polenta, ai formaggi. Una l'ha portata Raffa in cascina, per mangiare a pranzo insieme al suo papà e l'altra l'ho congelata, così ce l'abbiamo pronta. La crostata è buonissima. Se volete, vi lascio la ricetta nei commenti, chiedetemela e ve la do senza problemi.
E che altro dirvi? Niente, ho sistemato anche la dispensa perché ce n'era assolutamente bisogno e basta. Ho preparato invece per oggi, ho preparato già da mangiare, ho finito anche di preparare le melanzane che mi avete visto cuocere nel video precedente. L'ho fatte con pomodoro, mozzarella, galbanino, besciamella e via dicendo. E quindi per stasera e domani siamo a posto. Ho una cosa molto carina per il weekend, però aspetto di farla realmente, riprenderla e poi se ce la farò ve la metterò. Ma so che piacerà a tanti perché so che quando si parla di questo argomento vi piace parecchio. E niente, adesso che ho tirato un po' le somme di questi video, che ho fatto un po' in silenzio, solo mani che vanno oppure natura da vedere, posso salutarvi, ricordarvi se volete di condividere questi video in modo da farmi conoscere anche ad altre persone, mettere mi piace, commentare e iscrivervi, e se vi va anche di attivare la campanella perché quella vi ricorda quando io ho pubblicato un nuovo video. E basta, io vi ringrazio per aver visto questo video, per essere stati con me. Vi mando un mega bacio e alla prossima. Ciao!